Minchia, si impalla proprio come l'originale. Qualità generale patata. Normale, Black Mesa è difficile. Come la devo mettere la difficoltà? Corsa sempre attiva, magari no. Che arabo. Non faccia lo stupido. Allora, se io metto i sottotitoli in inglese. I dialoghi mica è doppiato in italiano. Black Mesa dici come difficoltà? Perché lo potrei anche mettere a difficile se dici che vale la pena, però non ho idea. Non so per la grafica se devo lasciare a qualità patata. Se, cioè, non so quanto il mio PC sia in grado. Non ho idea di quanto sia pesante. C'è un basso, vediamo che succede a basso. No, va bene in inglese. Capisco meglio. Ah, ok, allora lo lascio, va bene. Certo, sarebbe bello avere un benchmark. Io adoro i giochi dove c'è il benchmark. Vabbè, dai. Iniziamo? Ah, puoi aumentarlo dopo la difficoltà? Ah, tu dici i dettagli, certo. Vediamo come va. Avrei dovuto fare dei test di fotogrammi al secondo. Quasi quasi. Beh, per ora siamo a 270 fotogrammi, va benissimo. Non si vede nella live, mi sa. Meglio. Ok, adesso mi sta girando a 175 fotogrammi al secondo. Secondo me posso pompare un po'. Ah, pure la difficoltà comunque si può cambiare mentre giochi, ok. Quindi facciamo. È troppo forte il volume di sto menu, porca troia. Proviamo a medio come va. Ecco, già così. No, no. Siamo sempre oltre i 200 fps, quindi. Mi dà fastidio sto menu. Mi dà veramente fastidio. Allora, Ultra secondo me già gli darà una bella botta. Adesso vediamo. No. Siamo comunque oltre. Siamo a 150 fps.
Magari in realtà il mio PC adesso si sta friggendo, però allora facciamo così. Ah no, ultra è il massimo. Ok, e allora partiamo da ultra, mettiamo sincronizzazione, no, lens flare, tutto, sì, la sfocatura no, perché detesto il motion blur. Tutto al massimo. Posso alzare un po' il filtro. E voglio sperare che non sia poi il resto del gioco. Sei anche in una zona con pochi particolari. Sì, però sono comunque in una zona in movimento, non è una schermata. Sono comunque a tantissimi FPS anche così, quindi mi sa che gira proprio bene. 8:47 Però sì, vedremo un po' la situazione. Vabbè, su Xen ce ne vuole ancora per vedere. Ok, dai, godiamoci il viaggio. 105. Quanto mi è piaciuta l'introduzione di Half-Life 1 originale. C'ha comunque un altro feel un po', sia per la grafica sia per il suono. Non sei, cioè, palesemente non è fatto dalle stesse persone. Ah, hanno copiato pure i caricamenti ogni 2-3? Forse hanno patchato. Vediamo i comandi quali sono. Allora, sì, muoviti, salta, accovacciati, corri fin qui, ok. Interagisci, attacco, ricarica, torcia, zoom. Com'è lo zoom? Ah, non ce l'ho This ancora. train is Beh, poi vedrò. inbound from level 3 dormitories to Sector C test labs and control facilities. If your intended destination is a high security area beyond Sector C, you will need to return to the central transit Ok, hub qui che l'area è molto più grande, gli area 9 FPS sono calati a 100. for the high security train. Finché c'erano le persone, soprattutto. If you have not yet submitted your identity to Ma the per me rescue finché sta a crew, 60 va you benissimo. must report to Black Mesa personnel for processing before you will be permitted into the high security branch of the transit system. Poi vediamo durante le fasi più concitate come va, soprattutto. Che il filtro così Due to the alto high mi sembra toxicity of pure material esagerato. routinely handled in the Black Mesa compound, no smoking, eating or drinking are permitted within the Black Mesa transit Me la system. ricordo sta cosa. Palesemente Area 51 comunque, eh. Effettivamente gli esterni hanno avuto un beneficio notevole dal trattamento, eh? Please keep your limbs inside the train at all times. Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. In the event of an emergency, passengers are to remain seated and await further instruction. If it is necessary to exit the train, disabled personnel should be evacuated first. Ok, già col fumo dell'elicottero Please scendiamo stay away from tipo the platform and proceed to a an emergency station until 90. assistance arrives. A me faceva svolare sta cosa che il pensiero che lui ogni volta che va al lavoro fa tutta questa tiritera. Cioè, questo è l'inizio della giornata lavorativa di Gordon Freeman.
ci mette sempre meno di me. Vabbè, bisogna vedere anche da dove parte. Non ho visto molte abitazioni nei dintorni. Cercatore associato. La prossima volta metto tutto in inglese, così non compaiono queste scritte strane. Stavo facendo caso ai riflessi sul vetro del... Maledetti che hanno causato l'apocalisse. Buonanotte. If you have an associate with a background in the areas of theoretical physics, biotechnology, or other high tech disciplines. Io non sto tantissimo, però un'oretta me la farei. Ah, giusto, questo è figo. Che bello, cazzo, voglio un gioco dove comandi uno di questi. Cazzo di scorpione meccanico. La roba che piace a me. Sarebbe un ottimo nemico di Spider-Man. Adesso mi metto nel posto degli handicappati. Giusto perché non c'è nessun altro. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, ma c'è qualcuno che lo comanda? O è automatizzato? Your future depends on it. Cazzo, è troppo pieno di dettagli, non riesco a distogliere l'attenzione. Ma è esattamente come l'originale in realtà, eh. A me ha sconvolto Half-Life. E l'ho giocato che già era diventato comunque un classico. Morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late. Che belli sono i di Half-Life, però. You know, Barney's been pretty scarce around these parts. Un'altra cosa che... mi ha sempre impressionato di questo gioco è il sonoro. Lo giocassi all'uscita. No, io appunto ti dicevo, il primo impatto l'ho avuto con la demo di Opposing Force e poi non so quanto tempo dopo sono riuscito a trovarlo sto Half-Life. Penso, secondo me, che già avesse almeno uno o due anni. Yes, his bar tab must have finally caught up with him. Tipo anche l'eco che faceva il fucile a pompa. Poi. Put some pep in that step, Freeman. You're late enough as it is. Eppure. Why do you even bother putting in extra hours down at the hazard course?
A guardarlo non mi sembra un personaggio di Half-Life. Allora, io questa cosa di ricominciarlo e rifarlo l'ho fatto con la demo di Opposing Force, sicuramente. Go on, get. How am I supposed to catch my beauty sleep when you're staring at me like that? Invece continuo. Sorry, Mr. Freeman, I'm on duty right now. I'll meet up with you after my shift's over. There are a lot of suits walking around today. Try to look busy. C'è il G-Man, non lo so. Hey, catch me later. We'll talk about that science stuff some more. We can talk on my lunch break. Has anybody ever told you you're a cunning linguist? Non ci somiglia così tanto. Not now. I'll stop by when I'm doing my job. Ancora non l'ha ripetute le frasi. Can we do this later? Oh, sorry, Doc. I have to stay at my post. Hey, catch me later. You, me, and Calhoun will go out and get that beer he owes you. Don't you have some buttons to push or something? Sì, il mio lavoro. I got a job to do. I can't, but maybe later. Man, this job is boring me to tears. Non sto beccando due frasi uguali ancora. Cioè... Has anybody ever told you you're cunning? Okay, okay. Adesso sì, però mi stavo preoccupando di questa cosa. Aveva una coda di cavallo Gordon Freeman. Seriamente? Io questo pezzo di lore me l'ero perso. Materiali all'ovali. Hey Mr. Freeman, I had a bunch of messages for you, but we had nel prototipo, wow. About, I don't know, 20 minutes ago and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. They were also having some problems down in the test chamber too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. Ovviamente c'è la fisica di Half-Life 2 e la gravity gun, voglio sperare. Se no che remake. Doctor Ben Truman, please place secure line call 2715. Ah, what was that for? Gordo, you're on sundial and we need you on stopwatch. Hop to it. Man, my bad habits must be rubbing off on you. Yeah, I'm happy to see you too. What am I, target practice? Il pulsante dell'allarme. Man, cease and desist or some shit. That felt deliberate. Già. Get away from there, Freeman. I'm expecting an important message. MSN Messenger! Ma bellissimo! Gordon, don't touch that. We can talk at lunch, Gordon. Non lo vedo il pulsante dell'allarme. Non conosco questo. Ah, questo? L'allarme silenzioso? Sì, ci sto provando. Hey, it's happening! Cut it out! What the hell was correct? Did someone pull this fire alarm or something? Come on, Gordon! What are you gonna do? Give me the trouble? Gli scherzoni di Gordon Freeman. We had a little accident up here, sorry. Copy. Damn, Gordon. Micchia, l'ho messo dei guai e ho sbloccato un achievement, grazie. Comunque schermata blu nei PC sempre. Just hold on for a moment. Davvero? Però non c'erano gli achievement. No, non ne avevo idea, sai che questa cosa me la son persa, mi sa. Thermal protection system seems to be online now. Those TPS reports have gotten progressively worse. Hard to find good help these days. Sembrano troppo persone vere. About that. Gli scienziati di Alphonse dei mini Albert Einstein. What? I've already made plans. Don't worry.
You can always attend the next convention. Drat. Ooh. C'è un anello tipo nel come screensaver. Non si capisce. Ops. No, no, scusa, non c'è bisogno che chiude, no. Non stavo non è come sembra. Nell'altro ufficio dal lato opposto. Qua. You got the wrong airlock, Mr. Freeman. You know I can't let you through here. Potresti. Okay, got my attention. So you better make it count. Probably just. Sì, esatto. I dare you to find something bigger. Più grosso di questo. Trying to work here. Hopefully things will die down around here. Non posso farmi sparare. Allora, l'ufficio di fronte a quello. Ah, nothing like the morning of a big test. L'ufficio non è questo è il no, non ho capito. Ci sei passato davanti 23 volte. Com'è che non lo vedo? Qua posso entrare? Ah, pensavo fosse finta. Ah, sono in ritardo. Good morning, Freeman. Shut up. Esatto. Aia! Perché? Perché non guardi? No, non è vero. Non pensavo di dover guardare. Dici che posso spegnergli la luce? Later, Gordon. Se solo avessi il mio piede di porco. Big day today, eh, Freeman? Adesso è aperto. Gordon, you know we both have more important things to be doing. You know, they used to give me pills for that kind of behavior. Beh, non vedo interruttori, onestamente. Sei sicuro che fosse qui? Non è qui. Ah, è. Ok. You're living in the past. That experiment is single-handedly responsible for inspiring my career in science. E di fronte all'ufficio in cui ti hanno ufficio le tapparelle. Sì, quello che hai detto. Allora, l'ufficio dove mi hanno chiuso le tapparelle era di qua. Questo. Devo cominciare a capire dove si può entrare. Tutta roba troppo complicata per me.
Una volta un mio amico l'ha fatto. Stavamo tutti, eravamo sul, tipo sul terrazzino della casa di uno di noi. Stavamo tutti parlando, eravamo tutti presi e lui non se lo stava cagando nessuno. A un certo punto ha preso una sedia di quelle di plastica e l'ha lanciata così a caso. Ci siamo fermati tutti. Solo per attirare l'attenzione. Che cazzo di scena. You forgot to carry the two. Sì, sicuro. Qui non vedo neanche. Ah, posso portarmi la lavagna. Questa mi tornerà utile. Io adoro questo gioco, già mi piace. Doveva succedere. Aspetta, ho trovato l'obiettivo. Ah, forse quelle non si possono rompere. Si vede che mi ricordavo male. Ok, il problema è che credo di... Ah. A me questa cosa affascina molto. Comincia a far calare questi FPS. Can't you see I'm busy? Ma guardare il vuoto, sì. Io mi sono già perso. Dov'è che devo andare? Allora, qui è vietato fumare. Ah, la cucina. Hello. Good heavens. Ottimo. What the hell? Scusi, era solo per l'achievement. You think you can fix the vending machine too, college boy? We will never hear the end of this. Yeah, you best make like an atom and split. Cause that was you know who's lunch. You better make that a baby and head out. Okay, mentre qui. Sono stato qui. Aspetta, lì ce l'hanno smoglionare, ok. Can you access the mail server? Scusi. Hello, Dr. Cross. Non sono Dr. Cross. I'm not one for idle chatter, Gordon. There was someone downstairs asking about you. Or was it upstairs? Porca troia. Allora. Io di qua non sono andato. Hold it right there, Mr. Freeman. I got explicit orders not to let you through without your hazard suit on. Mi son perso un posto, devo andare. Just head on up to the personal facilities and grab your personal facilities. Okay. That's the end. You aren't going soft on that ethics issue again, are you?
Perfetto, me la ricordo sta stanza. Gli scienziati che devono indossare la cravatta. No toilet paper. Occupato. Via Dieran, fetch me a roll of toilet paper. Hello? Hello? Aspetta. Somebody get me some toilet paper. Oh, thank heavens. I'm in dire need of some toilet paper. Poco più in là della caffetteria. Tieni, ne vuoi altra? Bella sta cosa che puoi passare la carta igienica. Penso che... No, è già in Zelda lo fai. In Majora's Mask c'è una parte che trovi una mano che esce da un buco che ti chiede della carta e dopo che gliela dai senti il rumore di uno sciacquone. Ci sono rimasto un po' quando ero piccolo. No. Però forse Majora's Mask è uscito dopo il primo Half-Life. Ma questa cosa c'era nel primo Half-Life? Mi sa di no, che non aveva la fisica così sviluppata. Welcome to the HEV Mark IV protective system for use in hazardous environment conditions. High impact reactive aura activated. Ok. Atmospheric. Ricordo che partiva la musica nell'originale quando prendevi. Vital sign monitoring activated. Automatic medical systems engaged. Defensive weapon collection system. Non mi piace questa cosa delle script comunque. Gli dà un tocco troppo boh. Cioè sembra inutilmente retro. Ma vediamo lo zoom. Lo zoom è così. Non mi piace però messo qua. Dove lo potrei mettere lo zoom? Shift no, control no. Alt è scomodo. Facciamo... Ah, non posso scegliere il pulsante centrale del mouse, porca troia. Ok, sì, non avevo capito come fare. Ok, abbiamo il salvataggio rapido, caricamento rapido. Caricamento rapido... No, non va bene F9? Ok. Eh sì, meglio. Ah, I remember my days in the hazardous environment suit. Non posso, immagino. Vabbè. For technical support. I hope things return
Non ricordo dove devo andare, ma penso qua. Go right on through, sir. È molto moderno, ma c'è un che di retro, non so bene spiegarlo. Vedi i remake di Crash Bandicoot non te la dà questa sensazione, per esempio. A te ha fatto enormemente piacere. A me fa strano per il momento. Cioè, io volendo già potrei morire. Dovevo farlo. No. Voglio scendere. Ah, ok. Necessario, sì, sì. Hi, Gordon. I've got this under control, Gordon. Ehi, sto parlando con te. Il rumore della tastiera non credo che sia accurato. Check the Brewster's plate's angles and make sure these superluminescent diodes are protected from optical. What's up, Doc? What's up, Doc? It's been a mess down here this morning. Have fun. Whew, I'm bushed. Standing around can take a lot out of you. I think we could all use a little R&R, know what I mean? Hello, make Dr. haste, Fieden. Man. They're waiting for you down in the test chamber. Can this wait? If another instrument malfunctions today, I'm going to explode. Things could be much, much worse. Non ho idea. Can't you see I'm anything less than a full scale cold red calamity? Te non lo sai, ma stai scongiurando l'apocalisse, in che senso? Ah, Gordon, there you are. Stanno per fare, la stanno per fare loro l'apocalisse. We just sent the sample down to the test chamber. We boosted the anti-mass spectrometer to 105%.
bit of a gamble, but we needed the extra resolution. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather he went to some lengths to get it. They're waiting for you, Gordon. In the test chamber. Right. Come on then. I'll walk you down. Eli has been busy making last-minute preparations for the new experiment. Do you know how to fix a paper jam? I'm not certain. Hanno mantenuto anche comunque l'era in cui è ambientato. Cioè non è contemporaneo questo. They're a bit strange to just... Oh! It's about to go critical. I bet so what in the blazes is going on with our equipment? Il finimondo succede perché il tuo test era programmato per un tot orario. Il ritardo di Freeman ha fatto coincidere questo esperimento con un altro esperimento dall'altra parte di Black Mesa. Questa cosa io non la sapevo. Davvero? Viene spiegato durante il gioco, nel primo o in questo? Perché io non ho questa cosa proprio zero. Ok. Becquerel's ghost. The radiation level is off the charts. Okay. Perché io avevo visto comunque dei tipo dei riassuntoni di Half-Life, ricordo, per capire meglio, però questo dettaglio non. How so? I've got two PhDs and an Ørsted medal. And I find myself doing work best suited for an intern. Please, you do very meaningful work here. Really? Push that button. Walk over here. Push this one. Stand and stare at the screen. Walk back over there. Push another button. Again. Come now, you're overreacting. I don't know how much longer I can abide these perfunctory tasks. I need more time for myself. Ha. Huh. Don't kid yourself. Beh, ma non sarebbero arrivati i Combine senza l'esperimento. I'm going to check with the office upstairs and see how many vacation days I've accrued over the past 25 years. Second, but before you do, activate the electron multiplier and report the reading from the micro channel plates. Ah, Gordon. Oh, there you are. Everybody's been looking for you, hombre. No time for cold feet, Jeff. Step right up. Ah, here he is. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedure today, Gordon. Yes, yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. And potentially the most unstable. Now, as long as we follow standard insertion procedures, everything will be... Ma questo è lo stesso doppiatore di Stalli? Di Stalli Parable, del narratore? Mi sembra lui. Fine. I don't know how you can say that. Although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. I just don't... Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the administrator that nothing will be... È lui, lo devo cercare. A me sembra troppo lui. Vediamo. No, adesso non mi do pace finché non lo scopro.
I Combine sono la terza razza, se ricordo bene stanno arrivando su Xen per invaderlo. Gli alieni di Xen hanno preso la palla al balzo per scappare sulla Terra. Ah, ok. Si chiama Kevan Brighting. Sì, è lui! L'hanno riconosciuto? Sì, sì, l'hanno riconosciuto. Non so. Ok. Yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Ho avuto un attimo di... Let's let him in now. Lo voglio per tutto il gioco questo. Dovrebbero fare un DLC per qualsiasi gioco con il narratore di Stanley Parable. Tipo qua che narra le cose che fa Gordon. Ah sì, quella parte l'avevo capita che si erano alleati per la questione del Combine. Ok, mi ricordo, qua è dove succede tutto. Everything seems to be in order. Alright, Gordon. Your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. Now, if you would be so good as to climb up and start the rotors, that way we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Non ho mica capito cosa mi... Ah, questo. Very good. We'll take it from here. Power to stage one emitters in 3, 2, 1. I'm seeing predictable phase arrays. Stage two emitters activating now. Gordon, we cannot predict how long the system can operate at this level, nor how long the reading will take. But please, work as quickly as you can. Overhead capacitors to 105%. It's probably not a problem. Probably. But I'm showing a small discrepancy in... Well, no. It's well within acceptable balance again. Sustaining sequence. We've just been informed that the sample is ready, Gordon. It should be coming up to you at any moment. Look to the delivery system for your specimen. Okay. Standard insertion for non-standard specimen. Pronti? Go ahead, Gordon. Slot the carrier into the analysis port. Beh, questa parte mi incuriosisce abbastanza. Cioè, ricordo che era veramente figa nell'originale. Ma se aspetto e non faccio niente, invece? Ah, sono morto. Si lamentano. Però non succede nessun disastro. Testing. Testing. Everything seems to be in order. All right, Gordon. Your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. Now. If you would be so good as to climb up and start the rotors, that way we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Non hai mai provato in Black Mesa?
hearing me? Climb up and start the rotors, please. Very good. We'll take it from here. Power to stage one emitters in 3, 2, 1. I'm seeing predictable phase arrays. Stage two emitters activating now. Gordon, we cannot predict how long the system can operate at this level, nor how long the reading will take. Please work as quickly as you can. Overhead capacitors to 105%. Okay. It's probably not a problem. Probably. But I'm showing a small discrepancy in... Well, no. It's well within acceptable. C'è qualcos'altro che posso lanciare lì dentro? Mi sa di no. We've just been informed that the sample is ready, Gordon. It should be coming up to you at any moment. Look to the delivery system for your specimen. Ma per curiosità, si vede la sedia o l'ho disintegrata la cellula? Non c'è più! I cestini. Ma quali cestini? What is he doing in there? Questi? No. Go ahead, Gordon. No. Sotto. Che senso sotto? Sono PC, ok. Se non ricordo male, io questa parte... suppongo di... ho sbloccato un achievement, mi sa, per aver fatto sta cosa. Procrastinatore di risonanza. Aia. Come si chiamavano questi cosi? Unforeseen consequences. I vort qualcosa. Vortigant. Ce l'ho fatta.
Sì. Sì. La musica è veramente troppo forte, secondo me. Che strana come cosa. Però l'hanno pompata molto di più sul drammatico qui. Moriva qua se aspettavi, sì. Cioè non... No? Si riprendeva? Forse non succedeva nessuna delle due cose. Non sembra che stia proseguendo. Poi. Ma poi cosa? Ok, di qua si va avanti. Qua c'era il tizio che si annoiava. È esploso tutto. Dicevano comunque che Gordon Freeman è l'uomo più sfortunato del pianeta. Per il gatto di Schrödinger. Questo è Eli. È quello là del 2. Il nonno di... lo zio, il padre di Alex. Statisticamente accurato. Sì, perché tu, mi ricordo che c'era sta cosa che si scherzava sul fatto che ovunque lui passasse si rompevano cose. Cosa? Ma nell'originale lui non c'era, Eli. Giusto? È un retcon. Bella il sistema di luci. Cioè, è giusto, diciamo. Era un modello qualsiasi. Questi piccoli retcon sono carini, però appunto se non sono ufficiali, non sono ufficiali. Non è così che è andata realmente come nell'uno. Half-Life originale. Me le ricordo ste cose però. Gli zombie. Headcrab. Ok. Minor, lesser,
Communications detected. Morirà. È vivo o è morto? È morto. Warning. Unauthorized biological forms detected in Sector C. Gordon? Gordon! Man, am I glad to see you. What the hell are these things, man? And why are they wearing science team uniforms? Go, go, go! That's right. Chow time's over. One down and hell if I know how many left. I'm ready. Let's do this before I lose my mind. Way there. Right behind you, buddy. Like that. Thank you.
give me the heebie-jeebies. Don't let him get near you. Think anybody's gonna believe all this? Jesus, this place is in bad shape. Silent treatment. Bring it on. Let me get out of your window, Doc. Shit is something out of a sci-fi movie. Hey, you be careful in there, Doc. I think we have guests. That would look nice in my trophy. See that thing with the missing leg? My bad, Freeman.
Grab what you gotta grab, but don't dawdle. Oh, shit! Man, did you see that shot? No hard feelings, right? Are you sure we're going the right way? Let me get out of your way. Sparagli, coglione. Here comes more of those things. Nobody back home is gonna believe this. Hey, I got one. Okay, I'm gonna try to call for help. You got the admin office upstairs. There's got to be somebody there who can fix this. Come in, anybody. This is Sector C, Anomalous Materials. We have an emergency situation here. I repeat, we have a code red emergency situation here. Possible biocontamination. Hello? Hello? Is there anybody out there? This is Sector C. Come on, you bastard, pick up! Is anybody reading me? Come in, anybody! Somebody! Anybody! Anybody out there? God damn it. No! Ah!
anybody out there? This is Sector C. Come on, you bastard. It's like the cockroaches have competition. All right, I'll stay here. I'm waiting right here for you. I'm gonna stay here and keep a lookout for anyone else who needs help.